Senza coraggio non si cambia e non si innova. E cambiare vuol dire anche andare contro le consuetudini e infrangere qualche dogma. Facendo leva su questi obiettivi e valori, Ilaria Capua, virologa e parlamentare, ha ispirato la platea di imprenditori e manager radunatasi alle officine del Volo per il primo appuntamento del secondo ciclo di incontri di PNC, The Power of New Culture. Chi meglio di Ilaria Capua, allora? Sfatando un luogo comune secondo cui l'Italia non è in grado di incidere sulle politiche sanitarie globali, ha ricordato come la decodificazione del genoma del primo ceppo africano del virus della viaria sia avvenuta nel padovano, nel laboratorio da lei diretto. Rifiutandosi di depositare la sequenza dei virus in un database ad accesso limitato per renderlo invece disponibile a tutti in nome dell'open source, Ilaria Capua si è attirata agli strali dell'establishment dell'OMS. Think out of the box, cioè noi non possiamo stare a pensare, questo io lo dico sempre ai ragazzi quando vado a fare direzione, a camminare nel solco che è stato tracciato, ma bisogna guardare oltre, bisogna avere il coraggio di pensare che il limite è il cielo e quindi anche avere il coraggio di buttarsi e fare delle cose che magari ti rompi il naso, però magari la volta dopo diventi un eroe per caso, come è successo. Spronando imprenditori e manager a usare di più e a credere nel cambiamento, Ilaria Capua incarna bene una fattispecie ancora sconosciuta ma diffusa nel nostro paese, che costruisce, crea, innova, fa la differenza all'interno e all'esterno dell'azienda, ma fino ad ora si è limitato a lavorare dietro le quinte senza cercare visibilità, refrattario per natura alla ribalta, ma anche frustrato dall'inadeguatezza del sistema. È l'identikit dell'italiano nascosto, che rappresenta il 70% del paese produttivo, quello che emerge chiaramente da una survey condotta da PNC, che ha interpellato lo scorso mese manager e imprenditori. Oggi fare imprenditori in Italia bisogna avere coraggio nel farlo, nel senso che comunque il sistema paese non sta aiutando molto le imprese, anzi per niente, e quindi bisogna avere proprio coraggio di intraprendere in Italia oggi, questo è un tema importante. Bene, il coraggio devono averlo secondo me anche le aziende e devono averli anche chi valuta le aziende, gli operatori finanziari. Gli asset intangible per un'azienda importante, le risorse umane, in un bilancio sono un costo ma in realtà sono un valore enorme. In attesa del prossimo appuntamento di PNC in primavera, l'obiettivo è quello di aumentare ulteriormente la base di sostenitori attraverso una community e un blog in via di costruzione, per rendere contributi visibili all'esterno, puntando all'ambiziosa meta di un migliaio di professionisti coinvolti. Per Luisa Bagnoli, che chiude l'incontro chiedendo agli oltre 100 partecipanti di lasciare uno spunto in una boccia trasparente, 1000 persone impegnate sono quelle che possono fare la differenza. Incontrarsi e fare massa critica perché questo si trasmetta poi all'intero paese, veramente, dalla classe dirigente a tutti.